Sicuramente, soprattutto per alcune vicissitudini, l'ultima quella di Nardi e precedentemente un po' quella di Simonetti in quel ruolo, a Campora e Viviani sono giocatori che già da qualche giorno si allenano con noi. Chiaro che la condizione non è perfetta come non lo è negli altri, ma loro sono un pochino indietro, per cui dovranno fare un percorso di lavoro. Intanto li abbiamo reinseriti perché sono giocatori che hanno qualità, sono contrattizzati con la società, fino adesso hanno dimostrato di sposare la nostra causa. È chiaro che bisogna dargli il giusto tempo perché, ripeto, sono un po' indietro dal punto di vista del lavoro. Sulla Coppa Italia ci tengo, per me è anche un'amichevole, bisogna onorare la maglia, bisogna fare la prestazione, bisogna fare bene, bisogna lavorare sui criteri per cui ci alleniamo. È un momento della stagione in cui al 100% non si può essere, però mi aspetto io una crescita rispetto a quello che abbiamo fatto, collettiva, individuale, e quindi tenere per più tempo ritmi alti, e questi sono gli obiettivi che dobbiamo andare a perseguire. Certo che ci teniamo a passare il turno, ci mancherebbe altro, ma senza fare tanti discorsi lunghi poi dopo, perché rimangono troppo lunghi. Lo dobbiamo fare perché lo dobbiamo fare attraverso una prestazione importante, migliore di quelle delle partite che abbiamo fatto fino adesso, più continua, più intensa, più volitiva, più da squadra. Questo è quello che dobbiamo andare a cercare. I dubbi ci sono perché, ho detto prima, in mezzo al campo sono Simonetti, Acampora e Viviani, che tutte e tre non possono reggere una partita intera. Gli altri che hanno giocato nell'ultima partita più o meno stanno bene, soprattutto Prisco e Talia. Valuteremo anche la situazione di Pinato. Altre problematiche non ce ne sono, se non quelle di fare delle scelte dove, rispetto alle partite precedenti, dove si dà pari opportunità a tutti, dove tutti hanno la possibilità di dimostrare, non solo quotidianamente, ma anche e in un modo anche più importante nelle partite. Dopodiché, fra 7, 8, 9 giorni si comincia, sarà il tempo delle scelte che non saranno mai definitive, verranno sempre scelti tutti quelli che il campo indicheranno. Noi dobbiamo giocare sempre da squadra, per cui qualche piccolo dubbio c'è, legato alle situazioni che ho detto, nella logica delle alternanze. Tosca domani giocherà, perché poi la prima di campionato abbiamo Meccarello e Talia squalificati, e vedremo le altre alternanze in mezzo al campo e anche davanti. Davanti hanno cominciato Manconi, Lamesta e Lanini. Lanini e Manconi in settimana hanno fatto un paio di giorni di lavori individuali. Vedremo, vabbè, ma voglio dire, abbiamo situazioni importanti da mettere in campo per Lingeri, Starita, e quindi nessun problema, però l'obiettivo è quello di passare il turno.